A tutti. Oggi vi faccio vedere un sapone particolare. Era quello che vi avevo promesso con gli acidi grassi che avevo smontato da dei vecchi saponi. Prima di tutto ringrazio Flavio Orlando che mi ha permesso di fare questa formula che è sua e ogni collegamento poi ve lo darò sull'info box per il suo sito e il suo blog, dove potrete magari vedere altre belle cose che lei fa. Ma torniamo a questo. Io allora nel video passato vi avevo fatto vedere come smontare un sapone e ottenere gli acidi grassi. Da quello avevamo ricavato una cremina che veniva utilizzata appunto da molte persone, anziché viene utilizzata per le irritazioni tipo da piaghe da decubito, per il culetto dei bambini quando è arrossato per via della pipì che tocca la pelle per troppe ore. Ora invece ho fatto la saponificazione di quegli acidi grassi. Come potete vedere, sono venute delle bellissime saponette, non perfettissime magari perché è un sapone a caldo, poi vedrete appunto come lo farò, ma appunto perché è un sapone a caldo già è un risultato grandissimo per questo metodo. Cos'ha di particolare questo sapone? Prima di tutto vi faccio vedere con una che è un avanzo di questa saponata, è un sapone che galleggia. Come potete vedere, se fate il bagno e vi cade, questo non va a fondo, torna a galla. In più, quando vi andrete a lavare, ecco, questo l'ho anche rotto appunto perché era troppo fino, facciamo con questo, quando vi andrete a lavare farà una bella schiuma cremosa. Ecco qui, vedete? E vi lascerà la pelle morbidissima. Proprio perché sono acidi grassi saponificati e non dico l'effetto come la cremina che vi ho fatto vedere l'altra volta, però lasciano la pelle morbida. Ora andremo a vedere tutto il procedimento per ottenere quelle saponette così belle. Considerate che io le ho appena fatte. E perciò il risultato non può essere così eccezionale come quando sono ben asciutte. Io ho voluto farvelo vedere subito perché appunto volevo pubblicarvi questo video. E, prepariamo tutti i nostri attrezzi, i nostri strumenti e i nostri ingredienti e cominciamo. Quali ingredienti ci servono? Allora, prima di tutto 100 g di stearina, io ho usato quella vegetale. Poi abbiamo gli acidi grassi del sapone che ho smontato. Per vedere come si fa vi metto il link nell'info box. Abbiamo l'acqua per la soluzione caustica, abbiamo il sodio lattato, e, sodio gluconato, soda, potassa, glicerina, acido citrico, poi per la lavorazione finale dove monteremo questo sapone. Prima di iniziare però, prima di tutto, guanti, mascherina e occhiali che sono fondamentali per non farsi male durante il processo di saponificazione. Io ora mi preparo la soluzione caustica e ci vediamo dopo per la cottura di questo sapone. Ora che ho preparato la soluzione caustica, mi dedico a sciogliere i grassi. E non vi faccio vedere tutti questi passaggi come anche sciogliere la soda e la potassa perché non è un sapone per principianti, perciò salto questi passaggi che li conoscete già. Allora, mettiamo all'interno della crockpot o a bagnomaria, mettiamo l'acido stearico o stearina vegetale, mettiamo i nostri acidi grassi, come vi dicevo, li abbiamo ottenuti smontando un sapone. E perciò ho utilizzato ritagli che avevamo in casa e che non sapevamo come riciclare. Man mano che si scalderà la pentola, questi si scioglieranno e poi una volta raggiunto 40 gradi degli acidi grassi e 40 gradi della soluzione caustica andremo a sciogliere e frullando. Sono già sciolti, li frulleremo per emulsionarli. Bene, mettiamo il coperchio e lasciamo così e ci vediamo dopo. Ora che si è sciolto tutto, vedete è bello liquido, andiamo ad aggiungere la soluzione caustica. Me la preparo qui, guanti.
Un'altra particolare, se non vi si dovesse sciogliere bene, vedete, deve diventare così liquido. Se non si dovesse sciogliere correttamente, lo potete mettere su una pentolina a fuoco medio sul fornello, mescolando sempre finché non arriva della consistenza così di un liquido. Ecco fatto. Ora mettiamo la soluzione caustica, la facciamo sempre scendere sulla paletta così per evitare schizzi. E mescoliamo con la palettina e poi con il mini pimer per portare a emulsione. Prima che addensa di nuovo, andiamo subito di mini pimer. Ora lo faremo cuocere 30 minuti frullando spesso. Quando comincerà a montare, se avete delle fruste potete fare anche con le fruste, aggiungeremo poi gli altri due ingredienti, glicerina e acido citrico in polvere. In ultima, quasi in ultima, anche la fragranza. Vedete, io ancora frullo finché non ridiventa omogeneo e poi faccio cuocere e rifrullo periodicamente. Ci vediamo dopo. Ogni tanto frulliamo, ricordo sempre gli occhiali di sicurezza per eventuali schizzi che potrebbero partire. Ho scelto di fare con le fruste per montare meglio e il coperchio lo tengo inclinato per evitare schizzi. Ecco fatto, procediamo così per circa mezz'ora. Cuociamo e ogni tanto frulliamo. Ci siamo. Ci è voluto un po' più tempo del previsto, ma il sapone adesso ha gonfiato bene. Vi faccio vedere. Vedete, in questo punto si è alzato, sta bollendo. Non aspettatevi un gel come un sapone classico perché questo qui non lo farà. Qui lo rimescoliamo e adesso frullo e lo rimonto bene. Prima di tutto, la prima cosa aggiungo la glicerina. Utilizzo sempre il coperchio per proteggermi, così. E frulliamo.
po' la fragranza. Qui. E ora l'acido citrico. Vi ricordo che tutte le dosi per produrre questo sapone ve le lascio nell'info box. L'acido citrico così come sta in polvere. Io ora continuo finché non lo monto bene, ci vediamo poi quando lo metto nelle formine. Ci siamo, ecco qua, come potete vedere ha montato molto bene, sembra proprio una panna montata. Ora non dobbiamo far altro che metterlo negli stampini, battere bene per non creare bolle e metterli in un luogo fresco a riposare. Tempo 2 ore circa, sono pronti da estrarre. Cominciamo con il primo. Io ho un mestolo qua, ma volevo provare con... Intanto mescolo. Vedete, sembra proprio una panna montata. Lo mettiamo dentro la formina e iniziamo a battere in modo che entri bene tutti i motivi di questo stampo. Ecco qui. Livelliamo. Bisogna fare abbastanza velocemente perché è veloce a indurire. Altro stampino. Battiamo sempre bene. Ora io proseguo da sola e ci vediamo poi alla fine per le foto, altrimenti non riesco a concentrarmi a parlare e a riempire i stampi. Perciò io volevo dirvi se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Ringrazio prima di tutto Flavio Orlando che mi ha permesso di provare questa formula e di creare questo tipo di sapone. Io intanto vi ringrazio tutti per la visione, ci vediamo nel gruppo. Ciao!